Italia e Hollywood. Conto alla rovescia per la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. L'UNESCO riconosce il valore dello stile alimentare italiano basato su frutta, verdura, cereali, legumi, pesce e olio extravergine. Allunga la vita e protegge dalle malattie. Torniamo in Italia tra pochi giorni, un traguardo storico per il Made in Italy alimentare. La dieta mediterranea sarà proclamata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Anna Scafuri. Mediterranea e vincente. Tra pochi giorni a Nairobi ci sarà la consacrazione definitiva da parte dell'UNESCO del nostro stile alimentare come patrimonio dell'umanità. Un traguardo storico, un riconoscimento atteso che farà da volano a tutto il Made in Italy alimentare. Verdure, frutta, pane, pasta, legumi, vino, pesce, ma soprattutto olio extravergine. L'olio d'oliva è considerato un farmaco vegetale a tutti gli effetti, abbassa la colesterolemia grazie ai suoi polifenoli, ma soprattutto è un grande e potente anticancro. I benefici per la salute sono dimostrati scientificamente. La dieta mediterranea allunga la vita, oltre 78 anni per gli uomini e 84 per le donne, e aiuta a prevenire tumori, Alzheimer e diabete. L'importante è che non resti un traguardo, che non resti una data da celebrare, ma che diventi qualcosa di uso davvero quotidiano. Un po' di pane con l'olio per la dieta dei bambini, per la merenda. Questa è l'applicazione della dieta mediterranea. Materie prime semplici ma di qualità, esaltate dalle cucine regionali. Una lombatina di maiale, e li chiamiamo gli straccetti, che poi a fine viene messo un pulino, una salsetta di aceto balsamico. Un'insalata appunto di marroni, di San Zeno di Montagna, formaggio monteveronese, con dei pistacchi e condito tutto con una citronetta.